Adesso andiamo avanti. Come abbiamo detto, questa è una conference show, quindi un po' conferenza e un po' show. Adesso è la parte dello show e lo si fa con gli amici della Compagnia Godot che hanno sposato l'idea, e quindi sul palco chiamiamo Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso con una pièce dedicata al mondo degli anziani dal titolo "Metti che abbia perso gli occhiali per vedere da lontano e abbia sul naso gli occhiali per vedere da vicino. Ma se gli occhiali per vedere da lontano sono lontani, io con gli occhiali per vedere da vicino non posso vedere gli occhiali per vedere da lontano che sono lontani. E allora ti conviene portare sempre gli occhiali per vedere da vicino e avvicinarti al posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano, così con gli occhiali per vedere da vicino puoi vedere dove sono gli occhiali per vedere da lontano." Ma il posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano io mica lo so. Oh bella, ma il posto è proprio lì dove hai messo gli occhiali. È proprio di questo che si tratta, il posto che non ricordo più. Oh, insomma, Stanislao. Ecco, anche oggi la minestra è immangiabile. Ma che cosa dici? Se oggi ho fatto una minestra che è veramente speciale. Io non ho detto che non è speciale, la minestra è buonissima, ho detto che è immangiabile, è troppo calda. Ah, sarebbe colpa mia adesso? Ah, chi ha cotto la minestra? Io o tu? Ma la minestra quando è cotta è sempre calda. Allora vuol dire che la fai troppo calda. Ah, dici che la faccio cuocere troppo? E allora sai che cosa ti dico? Che la prossima volta metterà un termometro sulla pentola. Una brava cuoca non ha bisogno di mettere un termometro sulla pentola per cuocere la minestra. Perché te ne vieni sempre fuori con la minestra troppo calda. Non cambiare le carte in tavola, sei tu che te ne sei venuta fuori con la minestra troppo calda. Ah, sei solito piantagrane, Stanislao. Me ne vado di corsa. Ma non c'è bisogno che te ne vai di corsa, basta che te ne vai, per me è sufficiente. Ma guarda, tu mi hai fatto dimenticare con la tua smania di litigare, di brontolare sempre, mi hai fatto dimenticare tutto. La povera lepre, guarda che fine ha fatto nel forno, arroventato, tutta bruciata, e così hai finito di mangiare. Ma io farò una denuncia alla protezione animali, ecco.